Una giornata per ricordare le conquiste sociali e politiche delle donne. Una giornata per riflettere su quello che c'è ancora da fare. La giornata della donna affonda le sue radici all'inizio del Novecento negli Stati Uniti, con una manifestazione del Partito Socialista a favore del suffragio universale. Da allora, ogni anno, l'8 marzo è dedicato all'universo femminile. Una giornata che l'Europa celebra dal 1911 e l'Italia dal 1922. Secondo te nel 2021 è stata raggiunta la parità di genere tra uomo e donna? Secondo me ancora no, ci sono differenze soprattutto a livello del lavoro, ma non solo, anche comunemente tra gli amici si nota questa alcune battute che possono far infastidire le donne, secondo me. E anche perché c'è tanta ignoranza, quindi la discriminazione ancora c'è. Io faccio l'avvocato e spesso, entrando nelle cancellerie, mi sento dire ancora signorino o signora. Non tutti hanno la stessa mentalità, cioè al giorno d'oggi ci sono ancora persone che hanno quei pensieri che non vanno bene. Io vedo che ancora ci sono veramente delle differenze, soprattutto perché si pensa che l'uomo sia sempre il più forte, o anche nell'ambito del lavoro che noi possiamo essere le più deboli. Oggi è una festa forse un po' diversa rispetto a quelle del passato, perché non si potrà cenare con il proprio partner o con la propria partner al ristorante o in pizzeria, ma a casa. Sicuramente, certo, con il Covid è un grosso problema andare, ci sono problemi di assembramento, ci sono problemi. Si pranzerà in casa col proprio partner, sicuramente. Quello dei diritti delle donne era un tema discusso già da parecchio negli Stati Uniti, dalla socialista Corinne Brown ad altre figure di spicco in quel periodo. Migliaia le operaie di New York che all'inizio del XX secolo protestarono per chiedere l'aumento del salario e maggiori diritti nel lavoro. Tra gli episodi collegati all'istituzione della giornata, anche l'incendio che nei primi anni del Novecento distrusse una fabbrica tessile dove persero la vita diverse donne. Nonostante sia passato oltre un secolo dall'istituzione della ricorrenza, ancora in diversi paesi, soprattutto in quelli del terzo mondo, le donne non hanno ottenuto i loro diritti. Ancora c'è molto da fare.